qual è la ricetta per la Tunisia? Ma intanto evitare di applicare lo stesso sistema che abbiamo applicato nei confronti della Libia, e cioè coprire un paese di soldi svendendo i valori democratici. Il governo sta rispondendo alla realtà dei fatti, che dice che la migrazione non si può bloccare, risponde con gli stessi messaggi di propaganda contraddetta dai fatti e dal diritto. La sentenza di Catania ce lo spiega, una sentenza che ha ritenuto incompatibile il trattenimento delle persone nei CPR e la richiesta di una cauzione che ricorda davvero il sistema di estorsione attuato dai miliziani in Libia, che chiedono alle persone di pagare una somma di denaro in cambio della loro libertà. Tutto questo sistema è stato ritenuto incompatibile con la normativa europea e con la Costituzione italiana all'articolo 10. Per quanto riguarda la Germania invece? La Germania ha una posizione, come Sea Watch noi abbiamo una posizione piuttosto critica nei confronti della Germania, nel senso che se da una parte la Germania ha nel patto di coalizione di governo espresso la volontà di supportare il soccorso in mare, e dall'altra parte però sul fronte europeo opponendosi a quello che dovrebbe essere lo sviluppo della normativa europea e l'annullamento del principio di responsabilità del primo paese di arrivo secondo Dublino, il fermo ai ricollocamenti, quindi una Germania che da una parte supporta il soccorso civile in mare, dall'altra però ha una posizione conservativa per quello che riguarda le proprie responsabilità su migrazione. Noi come Sea Watch non abbiamo al momento accettato di ricevere fondi dal governo tedesco, e abbiamo una posizione piuttosto critica rispetto appunto alla posizione del paese per quello che riguarda da una parte il finanziamento dell'ONG, dall'altra un finanziamento molto più massiccio nei confronti di altri soggetti, quali ad esempio l'agenzia Frontex, e il finanziamento delle politiche di esternalizzazione accanto, in parallelo, a una politica appunto conservativa rispetto a Dublino. Quindi ci aspetteremmo dalla Germania un approccio che sia coerente sotto tutti i punti di vista e tutti i piani per ciò che riguarda il tema migratorio, a prescindere dalla, lasciatemi dire, polemica piuttosto sterile dei finanziamenti all'ONG, che altro non è che l'ennesimo escamotage per distrarre l'opinione pubblica dalle questioni più rilevanti, e cioè dal fatto che l'Italia non sia in questo momento assolutamente in grado di gestire il fenomeno migratorio. Il Trattato di Dublino è davvero preistorico? Il Trattato di Dublino sicuramente è un trattato che non risponde alle necessità dei nostri tempi, e di fatto non ha toccato il principio fondamentale della solidarietà tra Stati membri, che resta volontaria e addirittura può essere ad oggi barattata con finanziamenti in cambio di trattenimento delle persone nel paese di primo arrivo. Qual è la ricetta di Sea Watch per porre fine a questo rubinetto, come ho definito prima? Sea Watch è un'organizzazione che si occupa di soccorso in mare. Noi curiamo i sintomi, cioè il nostro obiettivo è che nessuno venga abbandonato in mare, quindi per noi è evidente che la necessità più urgente sia quella di assicurarsi che le persone non continuino a morire in mare. E dopodiché siamo molto consapevoli del fatto che il soccorso in mare non costituisca una soluzione. Le soluzioni si dividono in soluzioni immediate, di medio termine e di lungo termine, e riguardano un impegno nei paesi di origine e transito, in mare dove le persone non devono essere abbandonate, e dopo il mare nella costruzione di un sistema di accoglienza che lavori sull'integrazione, che è il futuro ineluttabile del nostro paese e dell'Europa. Inoltre il focus continua a essere quello della chiusura del finanziamento dei paesi del Nord Africa per contenere le persone, dei rimpatri, e mai un focus sulla creazione di vie sicure e legali. Basti pensare che di due giorni fa l'ultimo rapporto del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che ha dimostrato come quella rete di trafficanti che il nostro governo attacca quotidianamente ha tra gli anelli fondamentali la guardia costiera libica, che il governo finanzia dal 2017 attraverso l'accordo bilaterale con la Libia. Quindi il sistema che diciamo di voler combattere è il sistema che noi stiamo scientemente finanziando, decidendo di non costruire nessuna alternativa e all'altissimo costo di vite umane.